Il terzino anziano. Erano invecchiati anche quelli della sua età, con la barba verde tra i piedi e l'odore di maglia a righe. Ma lui restava, in difesa, pesante, a sentirsi i figli crescergli contro e vendicarsi. Come un politico, come un politico che si apre e dentro c'è la storia, ma si apre ogni tanto, solo nelle occasioni. Fuori invece è monocromo, grigio, per tutti i giorni la sensazione di non essere più in grado, di non sapere più ricordare contemporaneamente tutta la sua esistenza, come la storia che c'è dentro il politico e non si vede, gli dava l'affanno del non essere stato, quando invece sapeva era stato, del non avere letto o mai avuto. La sensazione, insomma, di star per cominciare a non ricordare più tutto come prima, mentre il vento capriccioso corteggiava come amante i pioppi giovani, sino a farli fremere. Santa Maria Foris Portas. Poi, qui a quel tempo, un pittore doveva fare tutto da sé, dal pennello con le setole, ai colori con le erbe, le radici. E qui i colori erano diversi da quelli a cui era abituato il pittore bizantino, capitato chissà come nel VI-VII secolo di Cristo tra le robinie di Gornate Olona a Castelseprio. E mi ricordo quando nella chiesa si entrava dalla porta chiusa e scardinata e si sedeva tra gli affreschi a fare i porcellini. Fuori era caldo verso giugno e dentro fumo freddo delle pietre. Dite che noi siamo barbari, ma i veri barbari siete voi. Tuonava tra i singhiozzi il professore di Stoccarda, in visita alla chiesa abbandonata ai ragazzini, vedendo acqua colare sugli affreschi, i vostri belli e sudici uragani dell'aprile. Poi si è riparato il tetto, coi fondi fai e rotari. E c'è l'obiettore con la pila, persino la fila per entrare, ma gli affreschi non sono più vicini. E l'odore non è rimasto uguale.